A questo punto, signor Presidente, io potrei anche rinunciare alla mia arringa. Ma sono certo che farei torto a questi ragazzi, che per affermare certi valori hanno già subito una dura carcerazione preventiva. Certo, viviamo tutti in un periodo d'angoscia, siamo tutti sotto shock per il terrorismo, e infatti basta lo scoppio di una gomma per farci saltare i nervi o per farci pensare ad un attentato. Ma questi ragazzi non hanno fatto nulla di terroristico, non hanno compiuto dei gesti rabbiosi, violenti, non hanno marciato in corteo con il volto coperto e le catene nascoste sotto la giacca, non hanno fatto proclami né dibattiti, eppure essi ci hanno dato una grande lezione. Si sono presi delle colpe che non avevano, si sono dichiarati disposti a pagare un prezzo che non dovevano e che non devono pagare. E tutto questo perché? Perché essi amano quello che è rimasto delle nostre spiagge. Amano quegli stupidi arbusti che tanto spesso vengono bruciati per costruire. Amano quell'acqua limpida, quel mare pulito, nel quale ancora si può fare un bagno, ma che presto verrà inquinato da scarichi maleodoranti. Ma non vi rendete conto che torrenti di cemento hanno deturpato e invaso le nostre coste? E questo ormai succede da anni. E che cosa abbiamo fatto noi? Nulla, o quasi. C'è anzi in noi una pericolosa tendenza a scaricare sugli altri le responsabilità. Sì, gli altri, quelli che vengono da fuori. E invece no. La responsabilità è anche e soprattutto nostra. Non si può svendere un'isola. Non si può barattare il luogo dove si è nati. Non si può dare un prezzo alle memorie, ai ricordi, al passato, alla nostra storia. Noi non siamo contro il turismo, ma siamo contro la speculazione e la distruzione, che sono i veri nemici del turismo. Noi non siamo contro coloro che costruiscono rispettando l'ambiente, ma contro coloro che lo violentano, costruendo orridi agglomerati e maxi costruzioni stupide ed inquinanti. Non dobbiamo noi diventare un monumento alla speculazione, né farci rinchiudere in un sarcofago di cemento. Ebbene, signori, a questi ideali, a questa battaglia a favore della nostra isola, questi ragazzi hanno dato un loro estemporaneo, se volete, un po' folle, se volete, ma autentico e sincero contributo. Ed ora, signori, ora tocca a tutti noi fare la nostra parte. Ho finito.